tutti e ben ritrovati nel mio canale. Nella video ricetta di oggi vi faccio vedere come potete realizzare un plum cake con dentro una sorpresa. Verrà fuori un plum cake di due diversi colori che all'interno avrà una formina di un altro colore, appunto. Io è la seconda volta che lo realizzo, devo dire che la prima volta mi è venuto molto più preciso nella sua forma interna, ma si sa, del resto quando uno vuole preparare una cosa per farla vedere agli altri non verrà mai perfetta come la prima volta. Ad ogni modo ho deciso comunque di mostrarvi questa video ricetta perché mi sembra troppo carina, soprattutto per le merende dei bambini. Vi serviranno pochi ingredienti ed è veramente facile da realizzare. Dovrete preparare due basi, una al cacao, dalla quale poi ricaverete le formine che sistemerete all'interno del plum cake, e una seconda base appunto con la quale farete il vostro plum cake. Così può sembrare un po' complicato, però poi vedrete dalla video ricetta che in realtà è semplicissimo. Per realizzare la formina interna al plum cake io ho utilizzato appunto una formina dei biscotti a forma di cuore. Vi consiglio di non utilizzare una formina troppo grande perché altrimenti la punta estrema della vostra formina uscirà fuori dal plum cake, come è successo un pochino nella mia, anche se poi alla fine è venuta carina lo stesso, però secondo me se viene più affossata all'interno del plum cake è ancora più carina. Vi lascio alla preparazione del plum cake, a dopo!
ricetta vi sia piaciuta. Come avete visto, alla fine è semplice da realizzare, solo che richiede due diversi procedimenti, però nulla di così complicato. La base del plum cake può anche essere realizzata da sola, senza dover inserire per forza all'interno una formina, ed è ottima per la colazione. L'idea del plum cake con la sorpresa dentro, secondo me, è proprio carina da presentare agli altri e soprattutto è carinissima per le merende dei bambini. Se questa video ricetta vi è piaciuta, al solito vi ringrazio per il like che lascerete sotto e vi aspetto tra pochissimi giorni con un nuovo video, sempre sul mio canale. Ci vediamo, ciao!